Ben trovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Signori, vi ricordate che io ho preso un po' di robetta da cucinare, no? Tipo le cene stellate. Bene, oggi abbiamo il tesoro di Portofino, chef Carlo Cracco. Risotto con calamaretti, zenzero, nero di seppia e mascarpone. Una roba incredibile. Mi raccomando, subito un bel pollicione in su per il vostro Ciccio Gamer 89. L'ultimo di Cannavacciuolo non è che m'era piaciuto così tanto, vi dico la verità. Ma sta tutto qui dentro? Sì, sta tutto qua. Guarda, acquerello, questo è il riso, si chiama riso acquerello, molto particolare. Abbiamo, ok, del nero di seppia, ipotizzo, nero di seppia. E abbiamo, penso sia tutto qua, un ammasso di olio e salsa calamaretti. Va bene, che difficoltà ha questo piatto? 4 porzioni in 20 minuti. Perché mi ricordo che c'era la possibilità di vedere quanto era difficile. Quindi andiamo a inquadrare il... Ah, non c'hai... Ok, versa 3 litri di acqua in una pentola, aggiungi 12,5 grammi di sale grosso, porta a bollire una volta raggiunto il bollore, mantieni la temperatura e fuoco lento. Ok, ho preso una bottiglia di acqua vuota che c'avevo là, sono 1,5, quindi se io devo mettere 3 litri d'acqua sono 2 bottiglie di queste e va bene. Primo litro e mezzo. Speriamo sia buono, anche perché non abbiamo pranzato. A few moments later. Fatto! Cioè, praticamente un pentolone! Cioè, è una cosa gigante! Ti ho detto, poi sta roba, mo, non è cattiveria, ma... Se tu metti una cosa sbagliata, all'inizio si mette in congelatore e via. Poi 4 porzioni bisogna vedere. Quante sono queste 4 porzioni? 12,5, ecco qua, sale grosso. No, oggi la faccio perfetta, oggi la faccio perfetta, non me ne frega niente. Ora prendi una padella, accendi a fuoco medio e versa tutto il riso acquerello girandolo a secco con un cucchiaio di legno per 1-2 minuti, facendo attenzione a non bruciarti. Tocca i chicchi di riso con la mano, quando senti caldi la tostatura è completa. Questa non so perché mi piace questa ricetta. Vedi il riso, guarda. Minchia, è tanto. Vabbè, regà, dai. Perché poi sennò la ricetta mi viene male, è un casino. Preferisco congelarlo. Quindi lui mi dice in questo momento dovremmo prima mandare in ebollizione quest'altra. A 1600. Lasciamo un attimo, guardiamo che famo, Fammi popcorn. Qui sta in power e sta andando molto 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 bene. Quindi lì andiamo a tostare per 2 minuti, fra quando saranno caldi. Va bene, comunque. Ora prendi un mestolo e inizi a bagnare il riso con l'acqua di cottura, avendo cura di mantenere sempre il livello dell'acqua a filo del riso. Cuoci per 17 minuti continuando a bagnare il riso e mescolando con continuità. Trascorsi 17 minuti, spegni il fuoco e aggiungi l'intero vasetto a freddo di sugo con calamaretti. Amalgamando bene il tutto, controlla il punto di sale e aggiusta secondo i tuoi gusti. Nota bene, non importa se durante la preparazione non utilizzi tutta l'acqua di cottura. Eccolo, ce l'abbiamo il mestolone! Allora, qui andiamo a girare, perché per carità di Dio, io abbassare. Si sente un ottimo odore di popcorn in questo momento. Sì, lo stiamo tostando molto bene. Diciamo che in altri 20 secondi ci siamo, vedete? Ok, qui dovrebbe procedere. In realtà è giusto, che non deve bollire, va mantenuta. Ok ragazzi, i popcorn sono praticamente quasi fatti, c'è un ottimo odore effettivamente. Perché in realtà il riso non è trattato, cioè non è precotto, lo devi semplicemente fare tu questo riso qua. Quindi in realtà se qui avessimo avuto un brodo probabilmente veniva un pochino più buono. Però penso che ci stia tutto qua dentro. Questo per me è fatto, quindi si va a prendere. Però è molto, vedi, adesso è molto semplice fare questo. Cosa stai facendo? Comunque questo è veramente un mestolone gigante. E andiamo a mettere. Sì.
dobbiamo mandare a filo. Quindi praticamente andiamo a risottare il nostro riso. Ci vediamo fra soli 17 lunghissimi minuti. Ma Michele metterà SpongeBob. Tra l'altro, Michele, un po' di schibiribi schibiribo. Però basta, se no ci danno copyright. Questo è, quindi poco, poco. Sono passati 5 minuti, momento pubblicità. Anche tu sei stufo di mangiare le gallette insipide che non sanno di niente? Bene! Io e Alex Theory abbiamo una sorpresa per te. In questo momento è uscito il mio nuovo bundle su Alex Theory delle mie gallette preferite al tartufo a soli 29 euro e se inserisci il codice CICCIOGAMER89 avrai un pacco di ricoperte al cioccolato, cocco e qualche cosa in omaggio. Codice CICCIOGAMER89. Allora, la padella è perfetta, la temperatura è perfetta, il mestolo è perfetto perché entra proprio la quantità perfetta. Ma guarda, è incredibile. Oggi è incredibile. One eternity later. E mancano finalmente 20 secondi. Però, come sempre vi dico, bisogna assaggiare. Vedete che è cremoso, il riso si è gonfiato. Però io solamente così vedendolo e toccandolo con questa, secondo me è ancora un po' troppo al dente. Secondo me, quindi lo dovremmo fare. Allora, assaggiamo, magari mi sbaglio. No, è giusto, incredibile. Vabbè, perché sarà un riso particolare. Allora, spengo, apriamo e l'odore, guarda, io ti dico, guarda, madonna, però quanto odio. Sì, cioè, vi faccio vedere l'olio che c'è, ce n'è un botto, regà. È cremina, amore, è una... Io faccio tutto perché, come vi ho detto, abbiamo fatto tutto. Vado, fatto tutto. Ok. Comunque la tecnologia è andata veramente tanto avanti perché c'è la conservazione dei prodotti veramente arrivata, perché lui dice praticamente di fare così a fuoco spento. Andiamo ad amalgamare, ha un profumo di rosmarino, raga, veramente incredibile, veramente buono. E ripeto, secondo me questa è veramente una ricetta molto molto buona. Andiamo a saltare un pochettino, poi dipende, perché magari lo lasci un pochino asciutto tu e ti viene più cremoso, magari lo potevo pure far ridurre ancora un po', ma oh raga, va bene alla fine, Secondo me è un po' più tirato, ci poteva stare. Però meglio così che asciutto, vi dico la verità. Quindi andiamo a mantecare bene il riso e poi lo andiamo a impiattare. La faccia ce l'ha e secondo me anche il profumo, io sento tanto odore di parmigiano, c'è odore di rosmarino, ma ne sono convinto, raga. Ne sono convinto. E ipoteticamente, sempre per ipotetico, ci dovremmo essere. Andiamo a impiattare, te pareva che lo sporchiavo, il nostro riso. Sentite, lo so che andrebbe fatto a filo del piatto. Ok, andiamo a sbattere sotto il riso. Se impiatte, se adesso faccio casini con questo esplodo. Nero di seppia, che è un po' troppo. Ok, non so quanto mettercene, ce n'è veramente tanto 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 tanto. Buttiamo anche sul piatto e secondo me ci siamo. Oh, allora andiamo all'olfatto. Si sente il pesce, si sente il parmigiano, a me prima dava un po' di rosmarino. E raga, adesso è arrivato semplicemente il momento di andare all'assaggio. Prossima volta lo farò un pochino più denso, ma in realtà va bene. Guardate, la prova del cucchiaio la tiene bene, quindi in realtà, raga, penso che sia fatto molto molto bene. E vado ad assaggiare. Allora, è buono, è molto paraculo, ma vi dico anche perché. Allora, è buono, però sa tanto di formaggio. Tu sei aria fritta. Però è buonissimo, No, va giù veramente, veramente bene, ragazzi.
molto molto più buono di quello di cracco, di cannamacciuolo. Buono, a me piace, però c'è molto, molto formaggio. Io lo sento, poi magari sbaglio. E se ci metteva qualche pesciottolino in più, qualche totanino in più, vedi questi qua, no? Se ce n'è, è arrivato il comandante. Buono, sicuramente con un po' di pepe, un po' di limone grattugiato, che sarebbe ancora meglio. Però io a questo piatto su 5 risotti gli do 4 risotti su 5. Essendo un piatto pronto, ci sta. Anche se io credo che qui un po' di scorsetta di limone già c'è. Allora, io non l'ho letto gli ingredienti, ma... Ingredienti: olio, mascarpone, panna, latte, parmigiano reggiano, latte, sale e gaglio, brodo di calamari, calamari, amido di mais, aceto di vino bianco, acqua, sale, scalogno, vino bianco, alganori, prezzemolo, olio, sale di zenzero. Ah, è il zenzero, non è il limone, è il zenzero. Vi voglio bene, spero che il video vi sia piaciuto. Not bad. Bravo cracco, questo ti dico, questo è molto buono. È molto molto buono. Questa è una cosa che tu c'hai cena, cioè c'hai ospite a cena, secondo me fai un'ottima figura. Secondo me. Comunque, considerazioni finali, perché mi piace, no? Mi piace questa cosa. Finito di mangiare, si sente tantissimo lo zenzero, cioè è molto molto presente. E stavo pensando con Veronica, no? Perché a lei piace un po' di meno, a me piace un po' di più. Tu quanti dai? Due risotti e mezzo? Io invece ne ho 4, forse sono un po' generoso oggi, ma perché sto pensando, sai, uno non c'ha tanto sbatti, vuole farsi qualcosa di particolare. Ovviamente queste cose un po' costano, adesso non so quanto. Però ti prendi un calice di vino bianco, ti mangi questo, hai fatto una bella cenetta, un pochino più particolare rispetto a quelle solite, no? Quindi io questo lo apprezzo tanto. E in più, vi ricordate che vi avevo detto che forse l'avevo fatto troppo morbido? In realtà non è vero, perché era perfetto, perché si reggeva sulla forchetta. In realtà adesso è diventata una roba super cremosissima, perché il riso si è riassorbito un po' di acqua. Quindi l'ho cucinato davvero davvero bene, e più lo muovo e più mi dà la sensazione di rosmarino. Io non so che dite, ma sono convinto, anche se non c'è. Però dai, spero che il video vi sia piaciuto, vi voglio bene.